In primis il procuratore, perché certe idee, se non sono appoggiate, non vanno da nessuna parte. E il procuratore è un valido e un grande interlocutore dell'istituto che ci consente di fare queste iniziative anche all'esterno ed è una cosa molto importante. Vorrei ringraziare il Paese, il dirigente scolastico della vostra scuola, perché anche la sua presenza è molto significativa. Le maestre, voi bambini, che senza di voi oggi l'iniziativa non riusciva. E ovviamente le forze dell'ordine, che vi dovete ricordare una cosa: se siete in difficoltà, voi telefonate a Spiderman o a Batman, però se non trovate il numero, chiamate loro che vi possono aiutare. Poi voglio dire, fanno un lavoro molto difficile e grazie a loro che ci possiamo sentire più sicuri, però io faccio il professore, fatemi spendere una parola per la figura del maestro delle scuole elementari. Io ho studiato alle De Amicis. Avevo un professore, un maestro, si chiamava Criscuolo, è morto. Vedete, ci sono molte professioni importanti. È importante il magistrato, è importante il chirurgo. Pensate, se ci sentiamo male, un chirurgo ci può salvare la vita. Però pensate una cosa: che cosa sarebbe la vita se noi non sapessimo leggere e scrivere? Ecco. E allora la figura del maestro ci insegna a usare la parola e a coordinare la parola col pensiero. Quando ci fanno vedere la lettera A e l'associamo ad albero, quella è un'associazione che viene fatta che usa l'intelligenza e la memoria. La figura del maestro è un po' misconosciuta in Italia e anche trattata male economicamente. E invece è una grande professione come lo è il chirurgo, perché ci insegnano a capire le cose, ci insegnano a parlare, ci insegnano a non essere ignoranti. E quando nelle scuole elementari, noi lo vediamo nelle tesi di laurea, i ragazzi non imparano la punteggiatura, in terza elementare non imparano il punto e virgola, no, io in una tesi, si sono laureati una settimana fa, e c'era nelle bozze, aveva messo il punto esclamativo, poi la virgola, poi punto e virgola, cioè, bisognava rimandarle in terza elementare. Studiate e imparate quello che vi dicono i maestri, perché il maestro è una grandissima professione. Spero che oltre ai poliziotti e oltre ai magistrati qualcuno voglia fare il professore o il maestro, che è una grande, bravo, è una grande professione, è una grande professione. E ora noi vi facciamo omaggio a questa iniziativa. Io ho coinvolto tutti gli studenti del nostro istituto, ognuno ha messo 5 euro. Poi quelli che non sono bastati li ho messi io, come è giusto che sia. Però ognuno è stato coinvolto, ognuno ha messo il suo, ognuno sente l'iniziativa come propria. Certo, volontariamente. Per cui ora vi faremo questo omaggio col cuore, vi vogliamo bene a tutti, speriamo che ci possiamo vedere anche in altre iniziative. Comportatevi bene e vogliate bene ai magistrati, alla forza dell'ordine e ai maestri. Auguri a voi e alle vostre famiglie. Grazie.